Premiazione Benedetto Mattia Camaci, allievo di flauto. Continua il percorso di premialità da parte dell'amministrazione di Partinico. Ieri si è svolta la premiazione del giovane Benedetto Mattia Camaci, allievo di flauto traverso della Scuola di Musica Arturo Toscanini di Partinico. Il giovane musicista recentemente si è aggiudicato un importante traguardo, classificandosi al primo posto in occasione della prima edizione del concorso nazionale per giovani musicisti. Benedetto Mattia Camaci, preparato dall'allievo Vito di Trapani, è riuscito a farsi strada tra le concorrenti e distinguersi rendendo orgogliosa la città di Partinico. Presenti all'evento i maestri Vito di Trapani e Alfredo Ricupati, i genitori, i compagni di scuola e il presidente dell'associazione Arturo Toscanini, Manuela Mazzone. Per l'attività musicale, il flauto traverso conferito a Benedetto Mattia Camaci. Motivazione. Per l'approccio, l'impegno e la professionalità messi in campo dal giovane artista con abnegazione e costante dedizione. Per essersi distinto a livello nazionale ottenendo un importante traguardo, classificandosi al primo posto in occasione della prima edizione del concorso nazionale per giovani musicisti di Buseto Palizzolo. Per l'esempio, i valori e il modello di vita che il giovane musicista rappresenta per la nostra comunità. Il premio è stato assegnato con l'auspicio che Benedetto Mattia Camaci possa raccogliere le sfide e rappresentare un esempio per le nuove generazioni. Complimenti. E questo è il riconoscimento del Comune di Partinico, dell'amministrazione comunale, in segno di riconoscimento al partinicese Benedetto Mattia Camaci per aver raggiunto a livelli nazionali il primo posto categoria B, strumento a fiato per musicisti di Buseto Palizzolo. Continuiamo questo percorso della riscoperta per i cittadini e per la città di Partinico di quei talenti che spesso e volentieri non sanno i cittadini che noi abbiamo. Ce ne sono tanti, l'abbiamo scoperto da un'indagine che abbiamo fatto in questi anni e stiamo cercando di dare questi riconoscimenti a questi ragazzi che portano alto il nome di Partinico, in questo caso nell'ambito musicale e artistico. Ringrazio l'Arturo Toscanini con il presidente qua e con il maestro Vito di Trapani che stanno portando alto il nome della città di Partinico, facendo raggiungere questi obiettivi a tanti ragazzi, e uno di questi è Benedetto Mattia Camaci. E questo è un orgoglio per Partinico, continueremo su questa strada premiare questi talenti e ce ne sono tanti, infatti abbiamo in programmazione diversi appuntamenti per dare riconoscimento a chi lo merita. Vito di Trapani, una grande soddisfazione oggi, è stato premiato un suo allievo. Sì, è una grandissima soddisfazione. Quando Benedetto è venuto a intraprendere questo cammino musicale, ho avuto il piacere di iniziare questo percorso, anche se già suonava il flauto. Comunque abbiamo un po' iniziato questo percorso insieme e, visto il momento e il livello che è arrivato, giustamente la sua età per quanto riguarda il suo avanzamento degli studi, ho pensato di fargli fare questo concorso, che era il primo concorso nazionale per piccoli musicisti a Buseto, con una importante giuria. Ci abbiamo provato, abbiamo lavorato, ha studiato, che questa è la cosa più importante, e abbiamo raggiunto un ottimo livello. Maestro Alfredo Ricupati. Posso solamente aggiungere parole di stima al collega, soprattutto faccio i complimenti a Benedetto, che è un suo allievo, per
il risultato raggiunto, che veramente molti sacrifici per avere dei risultati. E poi, come diceva lui, da un annetto collaboro appunto con l'associazione, mi occupo del reparto degli ottoni e quindi abbiamo creato questa squadra che, come vediamo, sta portando i primi risultati. E speriamo che successivamente potremo portare altri ragazzi anche a fare questi concorsi con tutte le varie sezioni e le varie classi. E quindi di buon auspicio per il futuro. E adesso ascoltiamo il piccolo Benedetto. Tu sei stato definito e sei un artista della musica. Intanto, quanti anni hai? Che scuola frequenti? Io ho 10 anni e frequento la scuola Giovanni Vargo. Com'è nata questa passione per la musica? No, quando ero piccolo, a 7 anni, a scuola praticamente hanno fatto dei congo e a fine anno hanno chiesto di suonare e ho suonato il flauto dolce. Poi ho cominciato a prendere lezioni. Tu hai vinto un premio, vero? Quale? A Buseto Palazzolo. Palazzolo. Sono arrivato prima. Adesso anche il comune di Partinico ti ha consegnato un riconoscimento. Che cosa rappresenta per te? Una ricompensa per il lavoro e l'impegno che ho fatto, soprattutto da parte dei miei maestri. Chi vuoi ringraziare oggi e a chi vuoi dedicare questo premio? Al maestro Vito di Trapani, ai maestri dell'associazione Arturo Toscanini, ma anche ai miei compagni di banda e ai miei genitori. Ma sono bravi questi maestri? Sì, sono bravi. Anche i tuoi genitori, vero? Sì, perché loro mi aiutano a fare molti progetti. C'è qualche progetto che hai nel cassetto e che vuoi realizzare? Sì, di andare a lavorare in qualche teatro con questi punti, in un'orchestra. Thank you.